Salve ragazzi e bentornati sul canale. Signori, siamo sempre su Fortnite per vedere lo shop di oggi, 23 dicembre 2020. Colgo l'occasione per farvi notare questo annuncio che dice disattivato il movimento sotto la sabbia perché hanno avuto dei problemi. Detto questo, andiamo a vedere il nostro negozio oggetti e ricordiamoci sempre che in basso a destra, signori, supporta un creatore. Scrivete il codice Lord Creamore per supportarmi durante i vostri acquisti sullo shop di Fortnite e premete il tasto accetta. Ma andiamo a vedere le novità di oggi e chiaramente, signori, percussore delle feste e snowboarder, ragazzi, roba fantastica. Iniziamo subito col botto, guarda quanto sono belli sti due. Andiamo a vedere subito in evidenza, signori, eccolo qua, costume da 1200 V-Buck, percussore delle feste. Andiamolo subito a vedere, questa è una novità, ragazzi. È qui solo per le feste, fa parte del set Colpo di Freddo, prima apparizione capitolo 2, stagione 5. Guardiamo un attimino questo costume, molto carino. Non è dettagliatissima la faccia, mi sembra non troppo dettagliata, però ci sta. Vediamo un po', c'ha un giubbettino verde molto caruccio, c'ha pure il pellicciotto, vedi, perché giustamente fa freddo. Tutina molto aderente, diciamo così, va bene. Tutto animato come sempre. E in più, insieme a questo costume, vi danno anche il dorso decorativo che è accetta perfetta. Eccolo qua, un bellissimo zainetto con un'accetta vicino, perché questa giustamente va nei campi, va nei boschi, butta giù gli alberi, fa cose strane. Ottimizzato per il massimo divertimento, prima apparizione, capitolo 2, stagione 5. Costa 1200 V-Buck. Andiamo avanti, possiamo anche prendere lo strumento di raccolta, il suo strumento di raccolta, che è appunto uno strumento non comune, vecchio trita tutto, sempre verde, beh vedremo, porca zozza ma sei assassino. Fa parte del set Colpo di Freddo, prima apparizione capitolo 2 stagione 5 e costa 500 V-Buck. Molto caruccio, ci sta. Vabbè, se volete il set completo, raga, vi dovete prendere pure questo. Ma andiamo a vedere un'altra novità, lo snowboarder, signori, un altro costume, costume raro da 1200 V-Buck, snowboarder, da qui in poi è tutta discesa. Fa parte del set Polvere Fresca, prima apparizione capitolo 2, stagione 5. Molto carino, pure con le collanine animate, questo è fatto molto bene. C'ha un bellissimo giubbotto, tutto bello figo, ci piace tanto. E anche in questo caso vi danno il dorso decorativo che è montanaro spensierato per le escursioni in montagna più proprio fighe. Regalati una scalata come si deve, mi sembra anche giusto. Anche questo fa parte del set Polvere Fresca. Tutti questi due oggetti, quindi il costume più il dorso decorativo a 1200 V-Buck. Ma andiamo avanti perché abbiamo anche per questo tipo, per lo snowboarder, abbiamo il suo strumento di raccolta, che è uno strumento di raccolta non comune, lame della tundra. Scava profondo tra i ghiacci, sono molto fighe, anche questa ovviamente fa parte del set Polvere Fresca e viene 500 V-Buck. Ma ragazzi, le novità non finiscono perché abbiamo altri costumi, attenzione, costume raro, ferma cuore, un'assassina addestrata a non lasciare altro che cuori spezzati dietro di sé, cioè una roba incredibile e c'ha pure gli stili diversi, vediamo quanti stili c'ha, facciamo l'anteprima stili, sono due stili, abbiamo la versione nera e rossa, molto molto carina. E poi abbiamo la versione bianca e rossa, pure questa è molto carina, ci sta, mi piace tantissimo. Questo fa parte del set Fermacuore e abbiamo anche il suo dorso decorativo che è appunto cuore nel mirino consegnato con amore. Porca zozza, una roba incredibile. Fa parte del set ovviamente Fermacuore, prima apparizione capitolo 2, stagione 4. Tutta questa roba viene 1200 V-Buck e come potete vedere anche il dorso decorativo si abbina con gli stili diversi del costume. Ma andiamo avanti perché abbiamo un altro costume da 1200 V-Buck. Raga, oggi è festa grande, solo costumi. Pit Stop, costume raro, vedi tenere il passo, fa parte del set Squadra Corse. Prima apparizione, capitolo 2, stagione 4. Pure questo c'ha degli stili. Allora abbiamo lo stile nero e viola, molto carino, lo stile viola e verde più o meno, lo stile viola e grigio e poi c'è anche lo stile, bello questo è figo, sembra un Power Ranger. C'ha quattro stili praticamente e infatti sono quattro stili. Molto molto carino questo costume, viene 1200 V-Buck. Ma non finisce qua perché abbiamo anche Pole Position, signori, eccolo qua il nostro Pole Position. Costume raro, lascia gli avversari nel retrovisore, fa parte del set Squadra Corsa. Anche questo probabilmente infatti c'ha quattro stili. Andiamoli a vedere di nuovo. Lo stile nero, poi abbiamo questo qua con le sfumature verde, questo con le sfumature viola e poi questo qua bello con le sfumature gialle, viola, tutta una roba dei colori incredibile. Anche questo viene 1200 V-Buck. Ma non finisce qua perché abbiamo anche, ragazzi, lo strumento di raccolta raro, miscela esplosiva, preparato e messo a punto per il massimo impatto. Anche questo c'ha diversi stili, c'ha quattro stili, quindi fa parte proprio del set completo dei costumi che abbiamo appena visto.
molto 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 bello, carino, ci sta. Questo qua quanto viene? Non mi ricordo, 800 V-Buck, carino, carino. Andiamo a vedere ancora cosa ci offre lo shop di oggi. Allora abbiamo le offerte giornaliere, signori, attenzione, c'è Cycle. Cycle, vediamo un po', signori, attenzione perché qua abbiamo un costume leggendario, Sfida la Tempesta, prima apparizione, capitolo 2, stagione 2. Effettivamente è fighissimo, cioè questo è proprio figo, guardate quanto cacchio è animato completamente. E ci abbiamo pure il suo dorso decorativo, che è il mantello antivento, ovunque soffi il vento, prima apparizione, capitolo 2, stagione 2. No, questa è troppo figa, sta skin è bellissima. Questo è proprio bello, mi piace un sacco. Ottimo. E poi abbiamo anche Bash, costume da 1500 V-Buck. Anche questo è un costume, questo è un costume epico, attenzione. Quando un buon lama prende una brutta piega, giustamente. Fa parte del set Gli Avanzi, prima apparizione, stagione 10. Andiamo a vedere nel dettaglio la sua skin, che ha delle varianti, 1, 2, 3, attenzione, 3 varianti, controlliamo se sono 3 le varianti, sono 4 varianti, abbiamo questa stile eroe, stile militare, ragazzi, poi abbiamo lo stile bagliore militare, molto figo, e poi abbiamo lo stile oscuro, pure questo ci sta tantissimo. Insieme a questo costume vi danno anche lo scudo dell'amacorno, un emblema possente che fa parte sempre del set Gli Avanzi. Anche lo scudo, come potete vedere, che poi sarebbe un dorso decorativo ovviamente, c'ha 3 stili diversi, uno stile è questo, poi c'ha lo stile militare e poi c'ha lo stile oscuro. Molto carino questo set a 1500 V-Buck. Ah, poi abbiamo una novità, ragazzi, attenzione, uno strumento di raccolta, pollame picchiatore, cioè no, fighissimo. Sapessi che salsa, prima apparizione, capitolo 2, stagione 5. Praticamente sfasciate i vostri muri con due polli allo spiedo, fondamentalmente, arrosto. Ma guarda, perdono pure l'olio. No, è fighissimo. Costa 800 V-Buck. Poi abbiamo, ragazzi, una emote, la Dub. Vabbè, ma questa ci sta tantissimo. Esprimi di libertà sul campo di battaglia. Mi sembra anche giusto. Me la fai vedere questa Dub, per favore? Riguardiamola. Fa la Dub, raga, fa la Dub. Poi abbiamo una scia, ragazzi, dozzina abbondante, da 400 V-Buck, è una scia rara, dolce, croccante, pronto all'azione, prima apparizione, capitolo 2, stagione 5. Questo praticamente si lancia e... che cos'è che lancia? Dei... ok, dovrebbero essere dolcetti natalizi, tipo omini di marzapane, pan di zenzero, insomma roba strana. Costa 400 V-Buck, carina, carina, mi piace. E poi l'ultima emote, dita a pistola, ragazzi, non comune, esprime di libertà sul campo di battaglia, pure questa, prima apparizione, stagione 1 addirittura, e costa 200 V-Buck. Mi piace, mi piace. Andiamo a vedere le offerte della stagione. Allora abbiamo il solito, la solita emote canta insieme, che già la tengo, quindi non mi ricordo quanto costa, molto carina. Poi abbiamo, vediamo, Jingle, pesce secco, signori, costume raro, carpe diem, fa parte del set Elfo Pesce, prima apparizione, capitolo 2, stagione 5. Molto carina anche questa skin, non è dettagliatissima, però ci sta. E abbiamo anche il suo dorso decorativo, lo schiaccia secco, effettivamente. Non so che sì, sarebbe lo schiaccia noci, però in versione schiaccia secco. Ok, ok, ci sta, è carino. Intagliato con tanto amore festivo, mi sembra giusto, 1200 V-Buck. Poi abbiamo, ragazzi, lo strumento di raccolta ganci festivi a 500 V-Buck, e c'ha pure degli stili diversi, attenzione. È uno strumento di raccolta non comune, perfetti per appendere una bella ghirlanda allo scoglio. Ci sta tutta questa cosa, guarda che carino, bellissimo. Molto bello, vediamo, sono due stili, abbiamo il tipo di piccone predefinito oppure il tipo di piccone azza festazza, roba incredibile, signori. Questo lo potete prendere per 500 V-Buck. E poi abbiamo il costume incursore pan di zenzero, che abbiamo già visto, che i festeggiamenti abbiano inizio, 1200 V-Buck, abbiamo questo, e abbiamo il suo dorso decorativo dolci amari. Poi abbiamo un altro costume ancora, saccheggiatore felice, eccolo qua, un costume epico, lo zoomiamo. Questo è caruccio, dai, mi piace. Stasera si intoneranno i canti di Natale, fa parte del set Pan di Zenzero, prima apparizione stagione 1, 1500 V-Buck, e vi danno pure il dorso decorativo che si chiama mini saccheggiatore, super salato, ragazzi, è pure incazzatissimo sto tipo, porca miseria. E poi abbiamo ancora un altro costume, l'artigliatore allo zenzero, un costume epico che dice diffondi un po' di terrore festivo, mi sembra giusto, nello spirito di Natale il terrore festivo su Fortnite ci sta sempre.
Anche questo ve lo danno con il dorso decorativo che si chiama Artigliere Adorabile. Questo sorride, a differenza dell'altro che era incazzato. Dolcezza in abbondanza, costa 1500 V-Buck. E poi andiamo a vedere lo strumento di raccolta, Maglio di Zenzero, raga. Questo è carinissimo, bellissimo, 800 V-Buck. Una parte è carina e una parte è incazzata. La slitta più dolce della stagione. Non ho capito perché la slitta, ma vabbè, ci sta. Fa parte del set Brigata Pan di Zenzero. E poi abbiamo ancora un altro strumento di raccolta che è lo stampino per fare dei dolcetti festivi con tutto quello che sfasciate. Dolce Vendetta, fa parte del set Pan di Zenzero, stagione 7, costa 500 V-Buck. E poi abbiamo anche, ovviamente, il deltaplano, la slitta di Zenzero, proprio per fare le cose al completo. Un mezzo molto goloso, fa parte del set Pan di Zenzero, prima apparizione stagione 7, costa 500 V-Buck, non costa nemmeno tanto, dai, ci sta, ci sta. E andiamo a vedere cos'altro abbiamo qui sotto. Allora, abbiamo, signori, attenzione, Folletta, è un costume non comune, fa impazzire gli avversari, prima apparizione stagione 7, costa 800 V-Buck, è una folletta, raga, una folletta natalizia, molto carina, ci sta, ci sta. E poi abbiamo, oh, una copertura, bastoncino candito, copertura natalizia, proprio mostra il tuo stile, prima apparizione stagione 7, 300 V-Buck. Inoltre abbiamo l'incursore dal naso rosso che ormai è famosissima, eccola qua, a 1200 V-Buck. Abbiamo il Ranger naso rosso, anche lui è diventato molto famoso, a 800 V-Buck. E poi abbiamo ancora, ragazzi, il disturbatore festivo, il set in pigiamato con quattro stili, vedete, c'è lo stile predefinito, la mimetica, il modello e lo stile festivo. E questo lo dovremo avere in diverse versioni. 800 V-Buck per questo. Abbiamo infatti il pattugliatore in pigiama, che è la stessa cosa di prima, sempre con quattro stili, predefinito, mimetica, modello e festivo. Abbiamo inoltre ancora il comandante confortevole, pure lui con quattro stili, tac, tac e tac, sempre 800 V-Buck. E per finire abbiamo il disturbatore agrifoglio, anche lui giustamente con i suoi quattro stili, tutti pigiamosi, tutti in pigiamati, ci sta tantissimo. Ma vediamo anche il dorso decorativo Breakers bruciatore, che costa 200 V-Buck ed è molto carino animato, ci sta tantissimo. E poi abbiamo ovviamente la copertura Feste confortevoli a 300 V-Buck, che mi piace pure un sacco. Ma ragazzuoli, oggi lo shop è proprio ricchissimo. Allora andiamo a vedere un altro costume, Operazione Zabaglione, 800 V-Buck. Fatti un bel combattimento, prima apparizione stagione 1, un costume non comune, molto carino, mi piace. Io sta roba ogni tanto vedo cose nuove che non avevo mai visto, perché giustamente io ho iniziato a giocare a Fortnite dalla stagione Marvel, quindi molte cose me le sono perse. Abbiamo anche lui, il Ranger natalizio, un costume non comune da 800 V-Buck, là sul tetto, chi si trova lui, il Ranger natalizio, eccolo qua, 800 V-Buck. Poi abbiamo uno strumento di raccolta non comune, non dovevi, per il combattente che ha tutto, non dovevi farmi questo regalo, però va bene, me lo prendo tantissimo, peccato che io non posso zoomare. Costa 500 V-Buck. E poi abbiamo il deltaplano svolazzatore confortevole. Questo mi pare che l'avessimo già visto. Stringiamoci assieme e lanciamoci negli scontri armati in perfetto stile natalizio. No, mi sa che non l'avevo visto, una descrizione lunghissima. Molto carino, 800 V-Buck, ci sta. E poi abbiamo qualcuno che non ho ancora visto, signori. Attenzione, attenzione. Crackshot, costume da 2000 V-Buck. Già mi piace tantissimo. Questo ovviamente è lo schiaccianoce, dai. Esci là fuori e schiaccia qualche noce. Infatti è lo schiaccianoce. E fa parte appunto del set schiaccianoce, prima apparizione stagione 1. C'ha un no vabbè, questo è bellissimo, fatemi degli stili. Addirittura 5 stili, signori. Lo stile predefinito che è questo qua. Poi abbiamo lo stile blu, che è questo qua, ricorda molto un pirata. Poi abbiamo lo stile oro, che figata esagerata, guarda che bello. Poi abbiamo lo stile rosa, molto carino, sembra un pagliaccio pazzo. E poi abbiamo lo stile spaccateschio, pure bellissimo. No, è bello, troppo bello questo costume, mi piace un sacco. E insieme a costume vi danno anche il dorso decorativo, che è leggendario, Birdshot, anche lui c'ha degli stili. Quanti stili c'ha? Due stili predefinito e lo sparacranio, che carino, raga, bellissimo. Questa mi piace un sacco, molto 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 bella. Ma abbiamo anche la sua controparte femminile, Craccabella, ragazzi. Craccabella è un costume epico, ha il guscio duro, fa parte del set schiaccianoci, che carina, non ha stili, quindi lo possiamo usare solamente in questa versione bianca. Vi danno lei e in più vi danno anche il suo dorso decorativo, che è lo Snack Shot, ora anche versione snack, molto carino, si muove, figata figata, ci sta. E poi abbiamo lo strumento di raccolta palla di vetro, strumento di raccolta epico, agitare prima dell'uso, io ti agito tantissimo, guarda che continua a muoversi, ma è fighissimo, bellissimo, a parte il set schiaccianoci, prima apparizione stagione 7, 800 V-Buck.
E poi abbiamo una emote stretta militare, signori. Attenzione, è un'emote epica. Esci dal guscio, fa parte del set schiaccianoci. Bellissima questa, 800 V-Bar. Che figa. Molto molto bella. Ma continuiamo, raga, perché le novità non sono finite qua, cioè c'è un sacco di roba. Abbiamo lui, Krampus, costume da 2000 V-Buck. È un costume leggendario, il nemico numero uno di Babbo Natale. Fa parte del set Krampus, eccolo qui, è proprio lui, è Krampus, molto molto carino. Praticamente cos'è? Un demonio, un diavolo, mezzo uomo, mezzo non si capisce che roba è. Però è molto carino, sembra quasi un panni incazzato. E poi c'è il suo dorso decorativo, fai il pieno, borsa dei regali. Fa parte del set sempre Krampus. Qualcuno di morto qua dentro, non è una borsa dei regali, questa è una borsa, vabbè, non fa niente. 2000 V-Buck, ci sta, mi piace. Poi abbiamo, ragazzi, lo strappamocciosi. Ve l'ho detto che là c'erano i cadaveri, porca miseria. Strumento di raccolta raro da 800 V-Buck, comportati bene oppure questo arriva e te fa male, secondo me. Fa parte anche questo del set Krampus e costa 800 V-Buck. Poi abbiamo, signori, il deltaplano, piccolo aiutante di Krampus. Belli, non c'ha le zampe. Però è bellissimo, il migliore di sempre, è un deltaplano epico da 1200 V-Buck, molto molto figo, pure questo fa parte del set Krampus. Bello, bello, animato benissimo. Poi abbiamo, ragazzi, un altro costume, Zuccherina. Attenzione, costume epico, dolce come frutti d'inverno, prima apparizione stagione 7. Dovrebbe essere sempre una specie di elfo, sì, è un elfo, che insieme a costume vi danno anche il dorso decorativo, fremito freddo, un bevito corre nell'aria. Carina, ci sta, mi piace, 1500 V-Buck. Poi abbiamo Nevischio Ghiacciato, che già abbiamo visto, con tutta sta skin super mega animata, 1200 V-Buck. E abbiamo Pasticcino, attenzione, questa è una novità. Costume raro, spero che tu sia stato bravo quest'anno, fa parte del set Bruciatore Incubo. Ma dai, guarda questi due stili. Ah, praticamente questo c'ha la maschera e senza maschera è questa tipa molto figa. Ci sta tantissimo, mi piace. Quanto costa? 1200 V-Buck. Beh, non costa nemmeno tanto, dai. Bel costume, mi piace. E poi abbiamo lui, il tanto atteso, Sir Bastoncino, il magnate delle caramelle più ricco del Polo Nord in giù. Eccolo qua, con il suo dorso decorativo, deposito di dolci. Molto carino anche questo a 1200 V-Buck. Oppure possiamo prendere anche lo strumento di raccolta, Bastoncini Dandy Eleganti, con i suoi due stili. Eccoli qua. Oppure c'è il caramello plano, ragazzi, deltaplano non comune da 500 V-Buck in stile natalizio, proprio per Sir Bastoncino, fate proprio il pandan. E andiamo a vedere la pilla, ragazzi, questa l'abbiamo già vista ieri se non erro. Leggendario, leggendario, signori, un costume leggendario, la pilla, spira costiera, la corona d'inverno, eccola qua, che molti di voi hanno detto che ricorda Frozen, effettivamente è vero, con il suo mantellino piccolo, che io continuo a dire, se glielo facevano più lungo era meglio, costa 2000 V-Buck. Poi abbiamo lo strumento di raccolta che si chiama Nevischio, 800 V-Buck, e abbiamo anche la carrozza di cristallo, bellissima, deltaplano raro, 800 V-Buck. Secondo me costa poco per essere così carina. Vabbè che non è molto animata, però è fatta bene. Poi abbiamo lui, pattugliatore polare, costume epico. Non scherzare con l'orso, se no ti sbrana. Molto dettagliato. E insieme a lui ti danno anche il suo dorso decorativo, che è lo scudo praticamente. Pescatore sul ghiaccio, gelido fino alle branchie. Molto carino, a 1500 V-Buck. Poi abbiamo lo strumento di raccolta, probabilmente dell'orso, che sono ghiaccioli ittici, due pesci congelati. Secondo me ci sta pure questo, 800 V-Buck, fa parte del set Brigata Orsina. E poi abbiamo Milite Bruciatore, ragazzi, guardate quanto è carino questo. È un costume epico. Ragazzo, la barba ti è un po' scesa, ma non importa. Lo spirito delle feste è nelle tue ossa, ma solo nelle tue ossa però. Fa parte del set Squadra del Teschio, prima apparizione capitolo 2 stagione 1. Insieme a lui vi danno il dorso decorativo, che è la calza sinistra, un dorso decorativo epico, molto incalzante, con uno strano omino dentro che ti guarda cattivissimo. Fa parte del set Squadra del Teschio. Questo lo potete ottenere a 1500 V-Buck. E poi abbiamo, attenzione, uno strumento di raccolta, Sbriciolatore di Rami. Carino, molto carino. Mi piace troppo sta testa di cavallo qua soprattutto. E ora di cambiare ramo, fa parte del set Squadra di Teschio, costa 1200 V-Buck. Oppure abbiamo la copertura. Oh oh oh, ragazzi, mostra il tuo stile, fa parte del set Squadra del Teschio, 300 V-Buck. Ricorda tanto il cappello di Babbo Natale. Signori, ma attenzione, perché adesso abbiamo Carlino. Fermi tutti. Un costume epico, Carlino, bravo cagnetto. Con due varianti, mi sembra. Andiamo a vedere gli stili. No, sono tre. C'è lo stile predefinito, lo stile festivo, eccolo qua, molto carino. Oppure c'è lo stile militare. Bellissimo questo, mi piace tantissimo. Costa 1500 V-Buck e vi danno anche il dorso decorativo, che è una ciotola
Leccaciotola, siate affamati. Vediamo se c'ha degli stili diversi. No, la leccaciotola è solamente in uno stile. Però è carinissimo, bello, ci sta, 1500 V-Buck. Abbiamo poi lo strumento di raccolta prosciutto fresco, uno strumento epico. Stendile a colpi di prosciutto. Questo fa parte del set Baugang. Prima apparizione, capitolo 2, stagione 1. Ok. E poi abbiamo anche l'idrante festivo, un dorso decorativo non comune. Sollievo coi fiocchi, fa parte del set Baugang, pure lui. Eccolo qua, lo vediamo. È un idrante, giustamente. Si è rubato un idrante, raga. Perché nei momenti di bisogno, sapete che i cani la fanno vicino all'idrante. Lui se lo porta e nel momento del bisogno lo usa. Costa 200 V-Buck. Poi abbiamo di nuovo Kane, ragazzo. Eccolo qua, un costume epico. Malefico mostro alla menta. Molto carino, fa parte del set bruciatore incubo. E abbiamo il suo dorso decorativo, che è questo Aculei Dolci. Delizioso e pericoloso. Molto carino, a 1500 V-Buck. Abbiamo lo strumento di raccolta distruttrici candite, che è questo qua. Dolce appuntito a 500 V-Buck. E poi abbiamo questo costume molto figo. Sfera di neve. Guardate quant'è caruccio. Guardate quant'è caruccio questo. Bellissimo. Con il suo dorso decorativo. Molto bello, ci sta pure la neve. Andiamo a vedere gli stili, c'ha due stili, allora predefinito e alla menta, mi sembra giusto, mentre il costume c'ha due stili, predefinito e pure questo è menta. Molto bello, tutto questo per 1500 V-Buck. Abbiamo poi uno strumento di raccolta alla menta Lazza Artica, tanti auguri di buon piccone, 800 V-Buck. E per finire abbiamo il deltaplano alberato, ragazzi. Velivolo ghiacciato con freschezza di pino a 500 V-Buck. Raga, è uno shop lunghissimo, cioè veramente, sto rimanendo senza voce. Abbiamo ancora pacchetti, costume raro, preparati per la battaglia. È un orsetto molto felice, non è felice, incazzato mi sembra. Sì, è animato qua un pochino. E c'è il suo dorso decorativo che è Ginny, non so come si pronuncia. Sta roba freddo e coccoloso, fa parte del set Cuori Reali. Bellissimo, prima apparizione capitolo 2 stagione 1. È un pinguino fondamentalmente. Lo potete avere a 1200 V-Buck. Oppure abbiamo Crumble, signori, un bel costume. Ma chi sei tu? Un costume proprio da gnomo di giardino fondamentalmente. Stile predefinito. Oppure lo stile con gli occhi rossi, che poi non sono rossi, ma vabbè, diciamo che sono gialli. Vabbè, ci sta. Allora, questo costume praticamente è questo nano da giardino, si diverte come un bambino a giocare con lo slittino, fa pure la rima. Prima apparizione stagione 7, abbiamo il suo dorso decorativo, che è appunto una lampada luminosa, un bagliore nella notte, prima apparizione stagione 7. Molto molto caruccio, costa solo 1200 V-Buck. Ma inoltre abbiamo ancora colpo di freddo, strumento di raccolta raro, fiori nel gelo, ragazzi, è sempre del nano secondo me, per forza. 800 V-Buck. E abbiamo ancora un altro costume, signori, soldato nevischio, un costume epico che possa nevicare per sempre. Carinissimo anche questo costume a 1500 V-Buck con il suo dorso decorativo, che è un pupazzetto di neve che si chiama Nevischio Junior. Tende a squagliarsela, effettivamente sì, potrebbe succedere con il sole. 1500 V-Buck. Abbiamo inoltre un altro strumento di raccolta ghiacciolo, freddo al tatto, carino, semplice, insomma, niente di particolare, a 500 V-Buck. Reagisce alle eliminazioni. Allora no, non è bellissimo allora. Evidentemente c'ha qualche animazione particolare. E poi abbiamo l'ascia di caramella, un altro strumento di raccolta, decora le pareti con una bella follia festiva, fa parte del set Scontri Polari, molto carino, a 1500 V-Buck, è tutto animato con le lucette che si accendono, ci sta tantissimo, attenzione. Abbiamo un emote che io già ho, già in possesso. Allora, cosa mi hai regalato? Questa praticamente parte e poi arriva la palla, ecco infatti, lo sapevo, a 200 V-Buck, e quindi se qua mi dai il prezzo vuol dire che quella emote che canta era gratis probabilmente. Secondo me ci sta. E poi abbiamo una copertura a striature festive a 300 V-Buck. Mostra il tuo stile. Molto caruccio. Ma continuiamo, raga, perché non sono ancora finite le novità. Qua abbiamo ancora un altro costume. Jonesy, accogliente, caldo caldo, confortevole, a caccia di cioccolata. 800 V-Buck. Abbiamo Lampeggino, si potrebbe perfino dire che si illumini. Un altro costume raro. Attenzione, Lampeggino, molto carino, a 1200 V-Buck. Con il suo dorso decorativo, che è sta palletta qua carina, che se la agiti fa casino pure lei, giustamente. Tutta animata, carinissima. L'animazione è fatta troppo bene, raga. 1200 V-Buck. Poi abbiamo lucette laceranti, lo strumento di raccolta carinissimo. Eccolo qua, pure questo animato da 800 V-Buck. E abbiamo ancora un deltaplano desiderio dell'inverno. Deltaplano non comune a 500 V-Buck. E poi non è finito qua, perché abbiamo alce pestatrice, un altro strumento di raccolta molto carino, 800 V-Buck, pure questo animato. Abbiamo ancora una copertura visione invernale, questa è molto carina perché si illumina praticamente, sono tutte lucette, a 500 V-Buck. Copertura reattiva, si illumina quando spari con l'arma.
fighissima. Abbiamo Sta in campana, questa emote è troppo figa, che suoni praticamente Jingle Bell, molto carina, 500 V-Buck. Abbiamo ancora un'altra emote, G-Dub, signori, con il mini slittino, questa è fortissima, 800 V-Buck. C'è un mini slittino con delle mini renne, troppo figo. E poi abbiamo, attenzione, un'emote sincronizzata, omaggio per i partecipanti, questa la potete fare sincronizzandovi con altre persone. Pronti a spaccare, carinissima, 300 V-Buck, costa pochissimo questa. E abbiamo, ragazzi, serenata di ghiaccio, me la farà sentire? No, 200 V-Buck, va sentita da soli, non so che dirvi. Poi abbiamo sempre la serie Master Chief, dove risparmiate 1400 V-Buck, infatti invece di 4000 costa 2006. E abbiamo, ragazzi, il costume Master Chief, abbiamo il suo dorso decorativo Battle Legend, abbiamo lo strumento di raccolta, il martello gravitazionale, e abbiamo l'Unsk Pelican, il deltaplano gigante, più l'emote Mini Warthog. Lo stesso lo potete prendere separatamente, quindi Master Chief 1500, lui e il suo dorso decorativo, oppure per 800 prendete il martello gravitazionale a 800 V-Buck, giustamente l'Unsk Pelican a 1200, ma tanto si può vedere perché è troppo gigante sto cosa, roba incredibile, e per 500 V-Buck il Mini Warthog, l'emote personalizzata, che praticamente andate in giro su sto cosetto, molto carino. Poi abbiamo di nuovo le nostre offerte a tempo, ma stanno sempre qua fondamentalmente. Il pacchetto Diva Diamantina da 3,99€, che vi danno anche 600 V-Buck. Esaminiamo gli oggetti velocemente. Diva Diamantina con il suo dorso decorativo pacchetto splendida, con il suo strumento di raccolta lama a 6 carati, con i 600 V-Buck. Tutto questo a 3,99€. Oppure abbiamo l'altro pacchetto bellissimo, pacchetto Marvel, 24,99€, signori. Abbiamo lui, Black Panther, con diversi stili, cerchiamo di vedere gli stili, eccolo qua, stile nero, signori, Black Panther, e stile Black Panther caricato cineticamente, c'è una roba incredibile, il legittimo re di Wakanda, giustamente, con il suo dorso decorativo, il mantello del re, lo strumento di raccolta, i pugnali in vibranio. E abbiamo anche, ragazzi, il deltaplano cavalcacieli di Wakanda, molto 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 figo. Poi abbiamo anche lei, Captain Marvel, ragazzi, fighissima, che svolazza felice, questa ce l'abbiamo in due stili, incazzata e non incazzata. Abbiamo il suo dorso decorativo, che è appunto il dorso da Kree, che ragazzi, il dorso da Kree per forza lo dovete prendere. Abbiamo lo strumento di raccolta bastone alfa, abbiamo un deltaplano, il potere di Marvel, che non riusciamo a vedere, non si sa perché. E poi abbiamo lui, Taskmaster, il nostro skeleton assassino, conosce tutte le tue mosse, in parte del set Taskmaster. E insieme a lui ti danno anche il dorso decorativo, giustamente. Ce l'abbiamo in due versioni questo tipo? Non ce l'abbiamo in due versioni, purtroppo. Dorso decorativo, e poi abbiamo, ragazzi, lo strumento di raccolta, la spada dell'imitatore. Tutto questo per 24,99€. Poi abbiamo, come sempre, il pacchetto Leggende Polari a 19,99€, lo andiamo a vedere anche questo molto velocemente. Abbiamo Operazione Congelata, costume, poi abbiamo Pesce Secco Congelato, un altro costume, abbiamo questo qua di Lanietro che ha diversi stili, mi pare fossero due stili, eccoli qua. Poi abbiamo ancora il dorso decorativo Guglie del Castello, un altro costume molto carino, nome in codice elfo con uno stile figo, fammi vedere, ecco questo è lo stile figo, bravo. Poi abbiamo il suo dorso decorativo, lo scudo elfo, e poi abbiamo l'emote Ruggito Potente, tutto questo a 19,99€. E poi abbiamo ovviamente l'ultima offerta, quella da 29,99€, il bundle Ride Bene, Ride Ultimo. Esaminiamo gli oggetti molto velocemente. Abbiamo il nostro Super Joker con tre stili diversi, abbiamo questo stile, quest'altro stile molto molto carino, e poi c'è anche quest'altro stile, eccoli qua, sono tutti e tre molto carini. Poi abbiamo Poison, anche lei con diversi stili, non mi ricordo quanti, due, l'abbiamo in questa versione, in questa versione. E poi abbiamo Remida con o senza casco, lui, dai, fammelo vedere pure col casco, bravo. Poi abbiamo dorso decorativo Florileggio, e poi abbiamo Ghigno di Morte, ecco qua, pure bellissimo quest'altro dorso decorativo. Poi abbiamo un altro dorso decorativo, l'emblema di Mida, e poi abbiamo strumento di raccolta, l'incoronatore, l'ascia d'Edera, il tiro mancino, e questo mi piace un sacco, la vendetta di Joker, molto molto carino. E poi la scia, ragazzi, pesca una carta che vi lanciate lanciando carte da tutte le parti. Signori, detto questo, qua in basso dovrebbero esserci i soliti pass battaglia e giustamente la crew di Fortnite. Io vi ricordo, ragazzoli, per supportarmi cliccate in basso a destra, supporto un creatore, scrivete il codice Lord Creamor come scritto qua, premete il tasto accetta, verificatelo ogni volta di fare un acquisto perché ogni tanto si toglie. Spero come sempre che questo video vi sia piaciuto, abbiamo avuto veramente uno shop ricchissimo di novità, cioè c'è un botto di roba. Se vi è piaciuto, ovviamente, mi raccomando, lasciate un like, spolliciate, condividete il video del canale sui vostri social, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per essere aggiornati su tutte le novità. Per questo video mi fermo qua, io vi do appuntamento sempre oggi sul canale per nuovi video e nuove live. Ciao ragazzi!